Va bene, buongiorno a tutti, sono orgoglioso di avere qui il presidente, la presidente della FIAB nazionale, vestita da Minnie, in questo posto che è diventato bellissimo, era già bello ma adesso è straordinario con la presenza di tante persone, di tanti ciclisti e di tanti bambini. Mi sento di ringraziare tutte le persone che sono venute qui da tutte le parti della città, perché abbiamo fatto il bici bus da più quartieri per arrivare in questo posto suggestivo che ormai è Torre Quetta. E quindi, visto che è stata una bellissima giornata, visto che è stato straordinario passeggiare in bicicletta sul lungomare chiuso, io e l'assessore Petruzzelli, che è qui con me, davanti alla presidente nazionale della FIA, prendiamo l'impegno che tutte le domeniche il lungomare di Bari sarà chiuso alle automobili. Ti vogliamo sindaco! Allora, io prendo ovviamente per certa questa notizia, per cui invito tutti quanti a venire a Bari anche in vacanza, lo dico a chi è fuori ovviamente da Bari e dalla Puglia, perché questa città è bellissima e offre tantissimo per i turisti. Se poi c'è un lungomare pedonale è ancora meglio, lo abbiamo visto oggi. Qual è la ricchezza di avere un mare, un lungomare come questo interdetto alle auto. FIAB oggi non è qui a caso, abbiamo una associazione innanzitutto meravigliosa, grandissima, il cui presidente è qui, un bel applauso e a tutti i soci di FIAB Bari. Ma siamo qui come nazionale perché per noi Bari quest'anno è la città simbolo di Bimbi in Bici. Lo abbiamo voluto perché crediamo che il Sud debba e possa avere uno slancio straordinario dalla mobilità ciclistica. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con questo messaggio a Napoli, lo facciamo quest'anno a Bari. Noi siamo certi che la mobilità ciclistica in queste città è la vera chiave di volta per elevare lo stile di vita e la qualità di vita di queste meravigliose città del Sud. Da ultimo, ma non ultimo, siamo qui anche perché c'è una legge nazionale che è una legge De Caro ed è la legge per la mobilità ciclistica. Io mi auguro veramente che possa vedere quanto prima la luce e magari con i buoni auspici del sindaco. Grazie a tutti quanti voi. Brava! Prima di passare la parola all'assessore Petruzzelli, che ci è stato di grande aiuto e sostegno in tutta l'organizzazione della manifestazione, mi preme innanzitutto dire un grosso grazie al Corpo dei Vigili Urbani che ci sostiene, ci aiuta e ci dà la possibilità di svolgere questa manifestazione in sicurezza. Dopodiché grazie a tutti voi per essere stati presenti nonostante le difficoltà di questa settimana, che con il G7, San Nicola, insomma, molti evidentemente sono andati fuori Bari. Adesso vi aspettiamo tutti alle nostre prossime escursioni e al sindaco e all'assessore rinnovo l'invito a darmi un contatto, perché la FIAB ha lanciato in questi giorni una nuova iniziativa, i comuni ciclabili. Quindi i comuni che si impegnano per la ciclabilità della città, potranno fregiarsi di un simbolo, il simbolo della bicicletta, da 1 a 5 biciclette in funzione della maggiore o minore ciclabilità della città stessa. Quindi io non posso altro fare che rinnovare l'invito a darci un contatto con un referente per poter svolgere la prima fase introduttiva. Ecco, allora con questa frase do la parola al nostro Petruzzelli. Grazie Loccaldo. Bravo Loccaldo.
l'invito a tutti quanti è anche quello non solo ad utilizzare la bicicletta, ma cosa che già fate normalmente, ma a partecipare all'European Cycling Challenge con la squadra di Bari, perché anche quest'anno per tutto il mese di maggio la città di Bari ha aderito all'European Cycling Challenge. Bisogna scaricarsi l'app Navichi e metterla in funzione ogni volta che si usa la bicicletta. L'anno scorso siamo stati la quarta città più ciclabile d'Italia, cioè per numero di partecipanti e per chilometri percorsi. Speriamo anche quest'anno, abbiamo avuto un po' di problemi dalla festa di San Nicola e il G7, ma di recuperare in questa seconda parte del mese. E naturalmente sapete, perché lo stiamo facendo insieme, che stiamo provando a lavorare sulla cultura della ciclabilità nella nostra città. Cioè l'idea che la bicicletta non sia solo un mezzo di locomozione per il tempo libero, ma anche per gli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola. E su questo stiamo aspettando anche un finanziamento dal Ministero dell'Ambiente per dare degli incentivi economici, dei buoni mobilità a tutti coloro i quali lasciano la loro auto per favorire, per utilizzare i mezzi pubblici, la bicicletta o anche i sistemi di trasporto collettivi come il carpooling. E naturalmente FIAB e Ruota Libera su questi temi sta da tantissimi anni e insieme faremo quest'altro percorso di questi anni per cercare di rendere Bari una città più a misura di ciclista. Bravo, bene, bene. Allora, un ultimo, avevo dimenticato prima, ma mi preme ringraziare gli amici della scuola di ciclismo Pallerini, gli amici dell'associazione 9 Maggio, delle Zanzare, del circolo spontaneo di Torre a Mare, e se ho dimenticato qualcun altro me ne scuso, per l'aiuto che ci stanno dando per nell'organizzazione di questa manifestazione. Buona giornata a tutti, buon divertimento.